Eccoci dunque, allora tra poco Vicenza contro Padova. Vi dico subito che prima dell'inizio verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria del sergente Michele Silvestri, caduto in Afghanistan. Prima però le formazioni, caliamoci subito nel clima di questo derby. Sono arrivati intanto un migliaio di tifosi al seguito del Padova, li vedete nelle nostre avete visto prima nelle nostre inquadrature. Adesso vediamo le formazioni con il Vicenza, un Vicenza che ha un po' sorpresa, gioca di fatto con una sola punta, cioè Abruscato. In porta c'è Frison, la difesa con Martinelli, Zanchi e Gianni, in mezzo al campo Gavazzi, Rigoni, gioca dall'inizio Maiorino più Botta e Bianco, dunque un centrocampo molto robusto con Pinardi a sostegno dell'unica punta Abruscato. Vedete a sinistra la panchina dove c'è Paolucci ma non c'è Baclé, che sembrava dovesse giocare titolare e invece finisce addirittura in tribuna. L'attaccante del Vicenza Baclé va in tribuna con Rodrigo Possebon e col difensore Bastrini. Queste dunque le scelte del Vicenza. Passiamo al Padova, anche qui scelte abbastanza clamorose di Alessandro Dalcanto, e anche qui c'è un giocatore che va in tribuna a sorpresa senza che nessuno se l'aspettasse. Vediamo le formazioni, allora 4-3-1-2 con Perini in porta, difesa con Donati, Legati, Trevisan e Renzetti, a centrocampo Bovo, Cuffa e Marcolini, e attenzione davanti Bentivoglio più Ruopolo, e dall'inizio, dal primo minuto, Davide Succi dopo un anno, più di un anno dall'infortunio di Novara. Torna dunque e parte dall'inizio Succi a far coppia con Ruopolo. Vedete a sinistra che ci sono tre attaccanti in panchina per il Padova e sono Allenius, Cutolo e Dramé. Dunque tre attaccanti, e questo vuol dire che l'altro attaccante che va in tribuna è Cacia, Daniele Cacia, spedito in tribuna da Alessandro Dalcanto. In tribuna vanno anche Portin, Gidai e Lazarevic. Arrivano le formazioni dunque. Applausi da parte dello stadio Romeo Menti per un derby molto sentito. Alessandro Dalcanto torna qui a Vicenza per la prima volta d'avversario, Dalcanto che ha giocato quasi 100 partite con la maglia del Vicenza. Dalcanto e Beghetto sono stati compagni di squadra nel Vicenza nelle stagioni 96-97 e 2000-2001. Stasera si affrontano da avversari. Questo è il settore della tifoseria biancorossa, un Vicenza che è un po' in difficoltà dopo i risultati di sabato, è stato raggiunto dall'Ascoli in quart'ultima posizione, dunque il Vicenza ha assoluto bisogno di fare punti. Terna arbitrale guidata da Riccardo Pinzani di Empoli, guardaline sono Meli e Ranghetti, Meli di Parma, Ranghetti di Chiari, il quarto uomo è Aureliano di Bologna. Buon pubblico in una serata tiepida primaverile qui a Vicenza, ci sono circa 7.000 spettatori all'interno dello stadio Romeo Menti. Il saluto dunque dei due capitani, Bovo il numero 8 del Padova e Zanchi il difensore centrale numero 4 del Vicenza. Sarà una partita molto molto combattuta perché il Padova vuole tornare a vincere in un campo dove non conquista i tre punti, dove non conquista la vittoria meglio, dal 1958, era il campionato di Serie A 57-58, il Padova vinse qui a Vicenza 2-1, da allora sono passati 54 anni, il Padova non ha più vinto in casa del Vicenza. In Serie B addirittura l'ultima vittoria esterna del Padova qui a Vicenza risale al 1942, prima della guerra, sono passati 70 anni. Come vi dicevo prima dell'inizio, viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria del sergente Michele Silvestri caduto in Afghanistan, i cui funerali sono tenuti proprio oggi nel pomeriggio. Era il minuto di raccoglimento per il sergente Michele Silvestri. Si comincia dunque, tutto pronto per il derby Vicenza contro Padova. Un pensiero ovviamente in questo minuto di raccoglimento anche per Vigor Bobolenta.
Primo pallone del match che verrà giocato dal Vicenza con Maiorino, e ha bruscato sul pallone. Vedremo la posizione che terrà Maiorino in questo match. Maiorino schierato un po' a sorpresa, vi dicevo Baclea addirittura in tribuna. Maiorino è un centrocampista, può fare anche un ruolo più offensivo. Vedremo un po' dopo i primi momenti quale posizione andrà ad assumere sul terreno di gioco. Vicenza che è reduce dalla sconfitta nell'altro derby contro il Verona, mentre il Padova ha pareggiato l'ultimo match in casa contro il Varese 1-1. Si parte allora, lancio subito in profondità di Gianni, pallone molto lungo con Abruscato che non ci arriva. Sorveglia tutto la difesa del Padova, protegge il pallone gli Allegati. Arrivio dunque Mattia Perin. In porta nel Padova c'è Perin, perché Pellizzone ancora non si è del tutto ripreso dalla contrattura muscolare, potrebbe rientrare in titolare già nel prossimo match. Pallone che cade alla testa lì in centrocampo. Lotta e dà indietro Rigoni, poi il lancio profondo di Martinelli. Le caccia la palla in avanti la difesa con Trevisan. Alla fine rimessa con le mani per il Padova. Ecco il numero 24, Rigoni. Una discreta partita per lui a Verona, ha giocato bene anche Gavazzi sulla fascia di destra a Verona. Alla fine però i tre punti sono andati all'Ellas. Impostazione dunque del Padova, attenzione al lancio in profondità con Ruopolo che cerca di arrivare. Fermato da Zanchi, poi con le mani il passaggio di Frison da questa parte. Tocco un po' corto, Bovo in pressing, spazza via Gianni. Si ripropone il Padova lì in mezzo. Giro palla di Bentivoglio, Bentivoglio che gioca da play basso davanti alla difesa. L'italiano parte dalla panchina quest'oggi, sempre fuori Milanetto. Marcolini, uno degli ex, tanti ex di quest'oggi, c'è un fallo, calcio di punizione, la trattenuta dunque l'intervento dell'arbitro. Abbiamo rivisto il fallo che c'era tutto, fallo di Alex Pinardi, calcio di punizione dunque per il Padova. Batte Bentivoglio, si fa vedere Marcolini, da questa parte Donati. Pallone lungo per Marcolini, non ci può arrivare Marcolini. Ricomincia ancora il Vicenza con Frison, vi dicevo tanti ex, a parte Alessandro Dalcanto, gli ex sono Marcolini, Trevisan, Schiavi che è in panchina e Sterche, il preparatore oggi dei portieri del Padova, passato glorioso con la maglia del Vicenza. Pallone lungo, lotta Bentivoglio, c'è una segnalazione però di guardalinea che ha visto un fuorigioco di rientro, dunque tutto fermo, pescato Rigoni in posizione di fuorigioco, calcio di punizione battuto. Avanza il Padova, passaggio in mezzo, attenzione a Marcolini che l'apre tutta da questa parte con Davide Succi. Succi aspetta l'arrivo dei rinforzi, capitano Bovo, Donati, Marcolini attaccato in azione irregolare da Alex Pinardi, c'è il fischio dell'arbitro, calcio di punizione, intervento di Pinzani. Eccolo l'intervento di Pinardi, tocca il pallone, poi c'è anche contatto con l'avversario, qui l'arbitro vede il fallo del giocatore biancorosso, dunque calcio di punizione per il Padova. Avanzano i colpitori di testa, si porta verso il limite dell'area anche Trevisan, mentre Marcolini sembra l'incaricato della battuta, si parla con Bentivoglio. Ecco Pinzani che allontana i due giocatori di Vicenza in barriera. 3 minuti dall'inizio, calcio di punizione a favore del Padova, attenzione al limite dell'area di rigore, i colpitori di testa. C'è anche Cuffa laggiù in fondo, ci si spinge un po' il fischio di Pinzani, arriva il pallone di Bentivoglio sul palo lontano, c'è il tocco di un difensore, l'arbitro però ha visto una carica, un fallo, dunque calcio di punizione, fallo in attacco a favore del Vicenza, vediamo da questa inquadratura. Sì, ha visto una leggera spinta, dunque calcio di punizione a favore della formazione di Massimo Beghetto. Beghetto che da 2 partite, allenatore del Vicenza, per il momento ha perso entrambe le sue sfide. Beghetto, vedremo se stasera riuscirà a conquistare i suoi primi punti. Intanto la rimessa con le mani per il Vicenza con Gavazzi. Si propone in largo a destra Rigoni. Fermato in calcio d'angolo, il primo corner della partita. Fermato dunque Rigoni. Contro il corner 1-0 Vicenza. Arrivano dalle retrovie i difensori. Attenzione a Zanchi che è un ottimo colpitore di testa. A saltare anche Gianni Martinelli. Eccolo Zanchi, movimento nell'area di rigore per lui. Arriva il pallone in mezzo, la difesa del Padova però è piazzata su questi palloni alti. I difensori padovani sono piuttosto attenti dopo aver subito qualche gol di troppo in situazione da palla alta nelle ultime partite. Ancora calcio d'angolo a favore del Vicenza.
attenzione alla traiettoria che sarà a rientrare. Eccolo il pallone sul primo palo, Mischia, provano a intervenire gli attaccanti biancorossi, si lamenta Zanchi per una leggera spinta, l'arbitro però gli facendo chiaramente di rialzarsi e proseguire. Palla che finisce in fallo laterale dalla parte opposta, vediamo ancora la traiettoria del calcio d'angolo con il pallone in mezzo e Zanchi disturbato così da Bovo. Contatto tra i due, giudicato comunque regolare da Pinzani, si prosegue. Sulla rimessa laterale ancora cerca di liberarsi il Vicenza con il solito Rigoni. È iniziato su buoni ritmi questo match, la palla però è finita fuori con le mani allora Donati. Lotta Ruopolo, ancora Ruopolo che riceve da Succi, Succi si propone, la palla è per lui, fermato all'ultimo istante, stava per entrare in area di rigore Davide Succi, intervento preciso in scivolata da parte di Gianni. Costruisce il Vicenza, Bianco in profondità, si fa vedere, fa girare un buon pallone Botta. Rigoni per l'inserimento di Gavazzi, c'è Maiorino sulla verticale, cerca l'appoggio per lui Gavazzi, la palla però è troppo lunga, difesa del Padova che allontana con Trevisan, ci riprova in mezzo con Abruscato, il Vicenza ha bruscato il tiro ed è la prima parata del match, non una parata difficile per la verità, quella di Perin sul tiro di Elvis Abruscato, lo rivediamo, si allunga il pallone e poi calcia con il destro. Conclusione di Abruscato dopo 6 minuti, parata del portiere del Padova Perin. Legati, in mezzo Donati, ancora su Legati che appoggia per Trevisan, giro palla sulla linea difensiva del Padova Renzetti, ancora Trevisan per Elia Legati, Donati. C'è Bentivoglio che praticamente fa il centrale basso davanti alla difesa, così come Marcolini, eccolo che si propone lui, con Cuffa sul centro-destra. Là davanti Succi continua a scambiarsi la posizione con Ruopolo. Imposta ancora il Padova. Bovo. Di nuovo per Bentivoglio, ancora dietro per Elia Legati. Trevisan. Avanza Trevisan, cerca la combinazione in profondità con Ruopolo. Renzetti in mezzo. Ai 20 metri il Padova, attenzione al pallone filtrante con Bovo che si incuna in area di rigore. Viene però anticipato da Bianco che va a chiudere, poi il disimpegno del Vicenza, pallone troppo profondo e in vantaggio gli Legati che infatti arriva prima di Abruscato e mette in fallo laterale. Rimessa per il Vicenza. Con le mani Botta. Ancora Legati a chiudere. Legati di forza. Salta Botta. Cerca Ruopolo, c'è un rimpallo, l'ultimo a toccare è stato il giocatore del Vicenza Pinardi, peraltro l'arbitro ha fischiato anche il fallo contro Pinardi, non è il primo fallo che gli viene fischiato contro in questi minuti iniziali, siamo all'ottavo di questo primo tempo, calcio di punizione a favore del Padova, Bentivoglio, Marcolini d'esterno, Bovo, un rimpallo, pallone che schizza all'indietro, Gianni lo alza, Zanchi si prepara al colpo di testa, ancora Zanchi che cerca di allontanare e ci riesce. Al volo Bianco, Abruscato, buono il tocco, va Maiorino, si inserisce Maiorino, salta l'uomo, poi l'arbitro interviene, calcio di punizione, primo cartellino del match è per Trevor Trevisan che ha steso Maiorino. Maiorino praticamente sta facendo di fatto la seconda punta al fianco di Abruscato per Trevisan, cartellino giallo, rivediamo l'episodio, questo è il contatto punito dal direttore di gara, Trevisan ferma così la corsa di Maiorino. Trevisan è stato ammonito, era diffidato e salterà la partita con il Crotone di sabato. Calcio di punizione battuto, Bianco che la mette, palla in area di rigore, Legati, poi allontana Bentivoglio. Qui c'è una pressione giudicata regolare dall'arbitro su Ruopolo che va giù, non c'era fallo di Martinelli. Ancora Vicenza, dopo la parte però Renzetti a chiudere con la punta Marcolini, con la Marcolini che si fa vedere viene servito. Cambia gioco il Padova, Bovo, Ruopolo, apre di prima, bene per Donati, Bentivoglio, e via Legati, ancora Bentivoglio, gioca quasi schiacciato sulla linea dei difensori Simone Bentivoglio in questi primi minuti di partita, mentre Cuffa ancora sta cercando la giusta posizione sul terreno di gioco, centrocampo nel quale manca Italiano, manca anche Milanetto.
gli uomini d'ordine classici del centrocampo del Padova. Rilancio lungo sul quale però il Vicenza non si fa sorprendere, il tocco in fallo laterale, ancora Pinardi alla caccia del pallone, viene aggirato Pinardi da questo palleggio del Padova, Succi all'indietro, Legati, Bentivoglio allarga per Renzetti, Marcolini, parte Renzetti largo a sinistra, attenzione a Cuffa, eccolo Renzetti che arriva, la mette di prima in area di rigore, non ci arriva Ruopolo, mette fuori Gianni che spazza via, la palla non esce, ci arriva Bruscato, Abruscato, buona protezione del pallone di Elvis Abruscato, aspetta rinforzi, si propone Bianco largo a sinistra, di prima Bianco, cambio gioco preciso di Bianco, Maiorino mette giù, ancora Maiorino, prepara la conclusione col Mancino, un paio di deviazioni, l'ultima di Trevisan, può ripartire allora il Padova. Bobo, sta salendo un po' il ritmo della partita, se ne vanno intanto i primi 10 minuti, siamo a 10:30 in questo primo tempo. Davide Succi con un po' di foga, Bobo riesce a mettere al limite, poi Succi alla conclusione e pallone sul fondo, primo tiro anche per il Padova con Succi all'11esimo. La palla stava uscendo in fallo laterale, si è catapultato per tenerla viva Bovo, poi la sponda di Ruopolo e Succi di destro che mette sul fondo. Rivediamo ancora da un'altra prospettiva la conclusione di Succi con palla a lato. Due tiri finora nel match, uno per parte, Abruscato al sesto, destro parato dal limite per il Vicenza, Succi ora con palla a lato all'11esimo. Qui c'è calcio di punizione, il fallo ancora di Pinardi che sta giocando una partita molto aggressiva, diversi già i falli fischiati contro di lui da Pinzani, tutti falli di gioco senza cattiveria, ma insomma va a pressare dappertutto lì in mezzo al campo Alex Pinardi, preferito oggi a Matteo Paro che ha giocato a Verona, che oggi invece va in panchina. Renzetti, Marcolini, ancora su Renzetti, si propone Cuffa ma non viene servito, Renzetti sceglie all'indietro per Trevisan, possesso palla molto oculato quello del Padova che sceglie piuttosto di dare all'indietro il pallone piuttosto di giocarlo in maniera un po' avventurosa in avanti. Vedete che anche in questo caso Legati, anziché buttare lungo, sceglie di ripartire da Perin per l'apertura su Renzetti, pallone che passa, ritardo la difesa, occhio a Ruopolo, ancora a Ruopolo, si inserisce Cuffa, è pronto in mezzo Succi che si lancia verso il pallone, non ci arriva Davide Succi che sembra però in buone condizioni di forma. Succi si è fatto male l'anno scorso, più di un anno fa ormai, a Novara, ha saltato praticamente tutto l'inizio di questa stagione, adesso ha la sua quinta presenza, stasera però parte dall'inizio. Pallone servito all'indietro per Perin che arriva prima di Maiorino. Centrocampo molto robusto, quello schierato oggi dall'allenatore del Vicenza Massimo Beghetto, che vi dicevo un po' sorpresa, sceglie di mettere Maiorino di fianco ad Abruscato, anche se Maiorino non sta facendo proprio la seconda punta a tutti gli effetti, perché adesso sta rientrando sulla linea dei centrocampisti, palla lunga, Gianni a chiudere, Succi di controbalzo, Succi! Padova in vantaggio, il gol, il primo in stagione di Davide Succi che torna e fa esplodere il pubblico che ha seguito il Padova Vicenza al 13esimo, 1-0. Abbracci per tutti. Rivediamo il pallone sul limite dell'area, Gianni che lo mette fuori e poi la conclusione che un po' sorprende il portiere del Vicenza che evidentemente non si aspettava il tiro di controbalzo di Succi che arriva e batte il portiere Frison e dunque 1-0, festa dei tifosi del Padova, ma siamo soltanto all'inizio, siamo al 14esimo adesso. Ora si tratta di vedere che tipo di reazione saprà trovare il Vicenza. Un gol abbastanza singolare preso dal Vicenza, un tiro da fuori sul quale anche la reazione del portiere insomma è stata quella che è stata. Palla in aria, allontana però il Padova con Bobo. Disimpegno da questa parte del Vicenza che prova una immediata reazione. Sale Bianco, la mette in mezzo, tutto chiuso, Bentivoglio. Si ripropone in mezzo a due avversari, non era facile per Ruopolo gestire questo possesso. Conquista il massimo in questa situazione, vale dire la rimessa laterale. E dunque Succi scelto quest'oggi dal suo allenatore Alessandro D'Alcanto risponde subito alla grande con questo gol che porta in vantaggio il Padova al 13esimo. Tiro di controbalzo, non un tiro fortissimo ma proprio il fatto che sia stato un tiro di controbalzo ha preso proprio sul tempo il portiere del Vicenza Frison che evidentemente non si aspettava una soluzione di questo tipo. Succi di testa, Ruopolo
apertura sulla zona di sinistra, Rinzetti, Trevisan, ammutolita la curva del Vicenza al gol del Padova. Padova che al momento salirebbe a quota 53, scavalcando il Varese che di punti ne ha 52. Perina al rinvio, pallone lungo, colpo di testa lì a centrocampo di Pinardi, si ripropone Ligati. Lo stesso Succi prima del gol all'11esimo, cioè due minuti prima, si era per così dire scaldato, aveva preparato la conclusione all'11esimo, il suo destro era finito a lato, invece ha trovato il bersaglio al 13esimo. Ligati a chiudere, Bovo, bianco su di lui, è toccato per ultimo il giocatore del Vicenza, la rimessa è a favore del Padova. Eccolo Massimo Beghetto che è chiaro adesso prova a scuotere, a spronare il Vicenza. Vicenza sta vivendo un momento difficilissimo della stagione, non vince da 12 partite. Succi, stanno arrivando a rimorchio i compagni, si ferma, li aspetta Succi, lascia per Bovo, Bentivoglio, Donati, Bentivoglio, anche in questo caso possesso palla molto prudente, centrocampisti del Padova appoggiano sulla linea dei difensori, si avvicina Marcolini e si fa consegnare il pallone. Chiaro che adesso il Padova non ha fretta, sceglie anche di amministrare il possesso palla, qui per poco Trevisan non colpisce sullo stinco Marcolini, due si parlano, intanto il pallone è spostato da questa parte per Bentivoglio, Legati, Marcolini, Trevisan. Siamo al 16esimo, iniziato anzi il 17esimo minuto, col Padova avanti 1-0. Questo pallone è giocato male, allora Gianni lo recupera, lo appoggia per Bianco, col mancino Bianco, lancio fuori misura, Legati, poi Bovo, tocca il pallone con la punta Pinardi che sembra uno dei più reattivi dei suoi, non ci arriva Bruscato, lo ferma Donati, poi Perin, lancio lungo di Perin, si alza l'urlo Padova, Padova dalla curva alla nostra sinistra dove ci sono migliaia di tifosi padovani a seguito della squadra. Bentivoglio, ancora possesso del Padova, fitta serie di passaggi lì a centrocampo, alla fine Bentivoglio che verticalizza, pallone in profondità, la palla è lunga per tutti, peraltro Renzetti è finito a terra, si è un po' lamentato anche con l'arbitro, però non c'è fallo, la rimessa è per Gavazzi, eccolo qua Alessandro Dal Canto, quasi 100 partite con la maglia del Vicenza da giocatore, un ex che sta portando il Padova a un'altra stagione importante dopo i playoff dell'anno scorso. Dice il fischio di Pinzani che ha visto un fallo in attacco, calcio di punizione a favore del Vicenza, Vicenza che stava uscendo dalla fase difensiva, palla di Marcolini, punizione dunque per il Vicenza. Il Vicenza aveva tirato in porta una volta con Abruscato al sesto minuto prima di andare sotto nel risultato, ho un po' la sensazione che abbia accusato il colpo la squadra di Massimo Peghetto. Lancio lungo, Trevisan che anticipa Abruscato, poi Renzetti attaccato da Rigoni, ancora Rigoni, un rimpallo, Renzetti che la tiene dentro, sul suo rinvio tocca in mezzo Succi, rilancio per Ruopolo, lotta Zanchi, recupera palla proprio Zanchi, poi Martinelli dietro per Frison, si torna da Martinelli, porta palla lui, non si avvicina a nessuno, allora è costretto a battere lungo, ma vedete che con questi lanci lunghi il Vicenza non ha grandi possibilità perché la difesa del Padova è molto ben attrezzata. Vicenza deve cercare le misure a centrocampo, qui Zanchi di controbalzo, ancora la lancia lunga ma Abruscato non ci può arrivare. Problema adesso del Vicenza è lì in mezzo al campo dove fa fatica a costruire il gioco e soprattutto ad affronteggiare una ragnatela di passaggi dei padovani che per il momento stanno facendo un gran possesso palla, sempre possesso però molto maturo senza buttare mai via il pallone, lo vedete anche in questo caso. Marcolini, Donati, Bentivoglio, pallone alzato su Succi, lotta Davide Succi, va giù insieme al suo avversario, si rialzano tutti e due, vediamo se ha toccato per ultimo Gianni, no, Succi per ultimo, allora la rimessa a favore del Vicenza, con le mani Bianco, Abruscato, cercava l'inserimento di Botta, non lo trova, si è visto poco finora, centrocampo Botta, schierato sul centro-sinistra, a sinistra praticamente a centrocampo giocano Botta più Bianco, dalla parte opposta Rigoni più Gavazzi, il centrale è Pinardi con Maiorino che è l'incursore che va a fare la seconda punta di fianco a Bruscato. Intanto attacca il Padova, passaggio in mezzo per Marcolini, Marcolini 30 metri, Marcolini col mancino, il tiro è forte ma impreciso,
pallone che si perde oltre la linea di fondo e siamo arrivati al 20° sulla conclusione di Marcolini. La rivediamo, si libera con il sinistro e poi mette a lato. Il Vicenza dunque non tira più in porta da un quarto d'ora circa. Era il 6° minuto quando ha bruscato dal limite, ha provato a impegnare Perin, il suo tiro è stato abbastanza fiacco. 3 invece le conclusioni del Padova, 2 di Succi di cui una in gol più questa di Marcolini. A chiudere Renzetti, continua a sbagliare passaggi lì a centrocampo della Vicenza, il problema è chiaramente lì in mezzo. Infatti Beghetto sta urlando ai suoi di stare tranquilli, di ragionare, di cercare il fraseggio senza buttare palloni lunghi in avanti. Si fa vedere Rigoni, è marcato però. Pallone servito centrale, Maiorino va incontro. Non è facile per il Vicenza attaccare una difesa del Padova molto bene nutrita. Gavazzi in profondità, non ci può arrivare Rigoni. Anche qui vedete la misura del passaggio completamente sballata. Devono trovare, io credo, la grinta, ma soprattutto la freddezza necessaria a quelli del Vicenza, che sono un po' sotto shock dopo aver preso un gol piuttosto strano. Quello di Succi al 13° è stato molto bravo Davide Succi a calciare in porta di controbalzo a fuori area, sorprendendo però Frison che non ha neanche accennato l'intervento. La palla si è infilata in porta. Trevisan, Renzetti. È evidente che adesso il Padova non diciamo può speculare sul gol perché è ancora troppo presto, ma insomma può giocare tranquillo, sereno, senza assilli di punteggio, avendo sbloccato a proprio favore la situazione. Trevisan, Renzetti. In mezzo Bentivoglio, lì non c'è nessuno che va a chiudere su di lui. Bentivoglio alza la testa, vede partire Ruopolo e lo serve, il lancio è buono, Zanchi esce bene in anticipo. I problemi cominciano qua perché adesso si fa vedere Pinardi e si incarica lui di costruire. Stavolta lancia bene d'esterno Pinardi, da questa parte per Bianco. Porta palla Bianco, scappano via tutti, non si avvicina nessuno. Adesso si avvicina Botta che si scansa, Maiorino ai 20 metri. Ancora Maiorino che torna da Bianco, ma anche in questo caso il problema è della misura del passaggio. Troppi errori dei centrocampisti vicentini finora. Si lotta su questo pallone, sul rimpallo Marcolini. Marcolini di testa 2 volte, ancora Marcolini che prende una botta nel contrasto, poi Succi. Marcolini che manda a quel paese per aver preso un colpo Bianco, ma mi è sembrato involontario. Cuffa, Bovo, Cuffa. Vedete che il centrocampo del Vicenza tra l'altro lascia molto spazio ai due playmaker bassi del Padova, Bentivoglio e Bovo, che quando entrano in possesso non sono mai attaccati in pressing. Rigoni prova a farsi vedere in avanti, Gavazzi tutto a destra, Gavazzi avanza, fa partire il cross, attento però Elia Legati che cerca di evitare fallo laterale, non ci può riuscire perché la palla è troppo veloce. La rimessa è del Vicenza, si sistema i calzettoni, Maiorino con le mani Bianco, intanto siamo a metà primo tempo, 22 minuti e mezzo, il Padova avanti 1-0, gol di Succi, primo gol per lui in questo campionato. Cambia gioco Pinardi con poi il cervello lì in mezzo del Vicenza, è indubbiamente il migliore finora della formazione di Beghetto. Gavazzi centrale, Botta, ecco ancora Alex Pinardi, alza un ottimo pallone Pinardi, vede partire Bianco e lo serve, Bianco che ci arriva, cross lunghissimo, lì non c'è nessuno dei suoi, ottimo lo stop di Renzetti, poi Cuffa. Disturbato Cuffa, perde palla, prova a recuperare la Cuffa, gliela tolta Rigoni, attacca il Vicenza, il cross in mezzo, abbruscato di testa e pallone fuori, abbruscato credo anche un pochino disturbato dall'inserimento del suo compagno Botta. Vediamo se alla fine la presa abbruscato, eccolo il replay, sul cross di Gavazzi, no forse la prende proprio Botta che anticipa anche, sì la prende Botta anticipando anche abbruscato, ma comunque la mette sul fondo, episodio al 24°. Colpo di testa di Botta che anticipa anche Elvis abbruscato, mette la palla però a lato. 2 le conclusioni dunque del Vicenza finora, abbruscato al 6°, Botta di testa al 24°. Botta lungo per Maiorino, Trevisan lo attacca, Maiorino calcio di punizione, fallo di Trevisan, l'unico ammonito nel match, Trevisan, questo è un fallo normale di gioco, calcio di punizione fischiato da Pinzani, si rialza Maiorino, rivediamo, era in vantaggio Maiorino, lo aggancia e lo tira giù Trevisan, calcio di punizione, Trevisan è pronto in marcatura al limite dell'area, dà indicazione a tutti quanti, Elia Legati, Legati su abbruscato, difesa alta del Padova al limite dell'area di rigore, mostra il fischietto a Pinardi l'arbitro Pinzani, deve arretrare un po' Marcolini, calcio di punizione allora a favore del Vicenza, 25°,
parte Pinardi, area di rigore, si alza la bandierina, guarda linea, gioco fermo, posizione di fuori gioco, dunque punizione per il Padova. Ecco Legati che si avvia verso la zona della tre quarti campo, mentre il pallone deve essere restituito a Perin. Il gioco è stato fermato sull'indicazione di guardaline, che ha visto una posizione irregolare al momento della battuta di Pinardi, dunque Perin si incarica di battere lungo. Pallone profondo su Ruopolo, fermato da Martinelli, ci riprova ancora il Padova, Succi, poi Ruopolo da fuori, gran botta, ma pallone in curva, ha cercato la soluzione di potenza Ruopolo, senza però trovare la porta del Vicenza. Al momento dunque il Padova troverebbe quella vittoria esterna che gli manca su questo campo qui nello stadio Menti dal 1958, vi dicevo, un digiuno che dura da 54 anni. Per il momento Padova avanti 1-0, ma siamo soltanto nel primo tempo, manca una ventina di minuti all'intervallo. Attacca il Vicenza, si sgancia veloce Gavazzi, attenzione al limite, cerca la conclusione, pallone sul fondo, tentativo del Vicenza, applausi comunque del pubblico. Gavazzi, che è stato il migliore la scorsa settimana al 20 gol contro l'Hellas, qui ha cercato di piatto praticamente di mettere il pallone alle spalle del portiere, non credo fosse un cross, era proprio una conclusione forte sul palo lontano, la conclusione al 26esimo di Gavazzi. Qualche segnale di risveglio del Vicenza negli ultimi minuti, con il colpo di testa di Botta prima al 24esimo, adesso con Gavazzi al 26esimo. Bentivoglio, Donati, Legati, attenzione a Trevisan all'indietro per Perin, rischia qualcosa perché c'è Maiorino lì vicino. Trevisan, Renzetti, la palla non esce, accenna un pressing alto il Vicenza, viene via però il Padova, il lancio è buono per Ruopolo, attenzione a Ruopolo, in mezzo c'è Succi, Zanchi va su Ruopolo, Succi in area, ora Ruopolo che fa filtrare un buon pallone, area di rigore, prova la conclusione e trova, io credo, calcio d'angolo, infatti è così perché c'è stata la deviazione per ultimo di un difensore, quelli del Vicenza vorrebbero la rimessa dal fondo, vediamo chi tocca per ultimo, in effetti sembra calcio d'angolo, l'ultimo a toccare sembrava appunto il giocatore biancorosso, dunque calcio d'angolo primo della partita a favore del Padova. Dalla bandierina va Bentivoglio, c'è Botta che deve però rispettare la distanza. 28esimo minuto in corso, sale Trevisan in aria, arriva il pallone, non esce il portiere, grande mischia, se la cava la difesa, poi Bovo che colpisce male di esterno sinistro e la spara in curva, il rammarico di Andrea Bovo, non era uscito benissimo Frison sul cross di Marcolini, aveva sbagliato il tempo dell'intervento, poi la palla schizza fuori dall'area di rigore dove Bovo calcia alto, il tiro di Bovo dunque al 28esimo. Qualche incertezza finora del portiere Frison del Vicenza anche in occasione del gol. Bianco, scattato Botta, in vantaggio però Legati, ancora Botta che lo attacca, il rimpallo favorisce il difensore del Padova, la rimessa dunque per la formazione di Alessandro Dal Canto. Mi pare che dalla panchina di Beghetto sia arrivata l'indicazione di pressare più alto e soprattutto con più cattiveria, con più grinta. Di testa Ruopolo, Martinelli, Donati, Bovo fa scorrere, Bovo salta Bianco, la mette in mezzo, serie di deviazioni, l'ultima di Martinelli, poi Zanchi. C'è però una segnalazione da parte del direttore di gara, credo in auricolare sia arrivata una segnalazione dal quarto uomo o dal guardalinea che c'era un fallo su Bovo. Dunque si ricomincia con la punizione per il Padova. Inizialmente Pinzani aveva fatto giocare, poi in auricolare deve essere stato avvisato di un contatto, eccolo qua l'intervento, questo è l'intervento su Bovo, per il quale si ripartirà con un calcio di punizione a favore del Padova. Vedete Dal Canto che parla con Bovo, è entrato in campo il dottor Patrizio Sarto, il medico del Padova, che ha rimesso subito in piedi Bovo, solo una botta per lui. Il fischio di Pinzani, Bentivoglio, Marcolini, Bentivoglio, sì, adesso c'è sicuramente più pressing, l'indicazione di Beghetto è stata chiara, pressiamo più alto e soprattutto in maniera più continua, perché nei primi 20 minuti non c'era stato proprio pressing né su Bentivoglio né su Marcolini, ogni volta che entravano in possesso palla potevano ragionare tranquillamente senza che nessuno li disturbasse. Eccolo Marcolini attaccato, alla fine sbaglia Marcolini, batte lungo Trevisan, parte Ruopolo che anticipa Zanchi, testa contro testa, gioco che si ferma, brutto colpo per entrambi e dunque stop al match
pistata tra Zanchi e Ruopolo al 30° minuto di questo primo tempo. A terra con le braccia aperte Zanchi, a terra stordito anche l'attaccante del Padova. Rivediamo, pallone che arriva, Ruopolo colpisce il pallone, Zanchi invece colpisce l'avversario. Ecco il medico del Vicenza, il dottor Giovanni Ragazzi, che va subito a curare Zanchi, e la stessa cosa fa il dottor Sarto qualche metro più in là. Arriva qualche indicazione abbastanza preoccupante però dai giocatori del Padova, qualcuno sì facendo che ci vuole il cambio. Evidentemente Ruopolo ha preso un colpo molto duro e dunque potrebbe essere costretto a sostituirlo Alessandro Dal Canto. Testata Ruopolo Zanchi. La cosa sta un po' contraddistinguendo i derby tra Vicenza e Padova. Anche all'andata c'era stato uno scontro molto duro tra Tonucci e Marcolini. Tonucci del Vicenza, Marcolini del Padova. Marcolini stordito, era stato costretto a lasciare il match nella gara di andata con una ferita abbastanza vistosa. Speriamo che non accada la stessa cosa in questo match di ritorno, ma per il momento mi pare che Zanchi si sia rialzato, ancorché un pochino stordito. Vedete proprio il dottor Ragazzi che gli fa qualche domanda per verificarne appunto la lucidità. Invece purtroppo è ancora giù Francesco Ruopolo, qualche metro più in là, un po' di preoccupazione sulle due panchine. Il gioco è fermo ormai da un paio di minuti. Ci sarà qualcosa da recuperare a fine primo tempo dunque. Allora Zanchi è in piedi, e già almeno questa è una buona notizia. Adesso Pinzani, l'arbitro, parla con il medico del Vicenza, gli chiede conto delle condizioni di Zanchi, che appare in effetti un po' stordito, ma almeno cammina e si avvia sulle sue gambe verso la linea laterale. Invece è ancora giù Ruopolo, vedete Dal Canto che osserva verso il campo un po' preoccupato. Ha tre attaccanti in effetti in panchina Alessandro Dal Canto, che può scegliere all'imbarazzo della scelta. C'è Dramé, c'è Cutolo, c'è Allenius. Ora per fortuna si è rialzato anche Ruopolo. Eccolo Ruopolo, che però ha una ferita al capo che gli viene tamponata con questa garza ora. Ora vedete il massaggiatore e il medico, il dottor Sarto, che si affannano su Ruopolo, mentre Zanchi piano piano, anche lui indubbiamente non è proprio nelle condizioni migliori. Allora Ruopolo è fuori seduto e gli stanno preparando il turbante, mentre Zanchi continua a camminare, adesso è arrivato a bordo campo. Ma si tratta appunto di capire se ce la farà. Intanto il gioco riparte per il momento in 10 contro 10. Anche il massaggiatore Ivone Michelini del Padova si sta dando un grande affare, sta preparando il turbante sulla testa di Ruopolo, mentre Zanchi è sempre fuori. L'azione parte, riparte il gioco, 10 contro 10, possesso palla adesso di Maiorino, chiede di poter rientrare Zanchi. Gavazzi al cross, la mette in mezzo, alto per tutti, pallone che si perde in fallo laterale. Rimessa a favore del Padova, Gavazzi però ancora protagonista, sta rientrando in questo momento proprio Zanchi, torna in 11 il Vicenza. Gavazzi, diciamo, e Pinardi, i due più brillanti nel Vicenza finora, che non hanno fatto cose da strapparsi i capelli, ma insomma ce l'hanno messa tutta per guidare il resto dei compagni verso una rimonta che appare abbastanza complicata. Gavazzi largo a destra e Pinardi da centrale. Intanto con il turbante sta facendo il giro del campo Ruopolo, che ora corre verso la posizione del quarto uomo, da dove rientrerà in campo. Dunque tra poco Ruopolo tornerà sul terreno di gioco. Bianco, ancora Bianco, poi Gianni. Intanto sta arrivando rapidamente Ruopolo, che ha fatto tutto il giro del campo e sta per chiedere il permesso di poter rientrare, almeno dovrebbe accadere così. In attacco il Vicenza, l'anticipo di Trevisan che mette in fallo laterale fermando Rigoni. Rimessa dunque del Vicenza. Maiorino, Maiorino, non ha spazio per calciare, scarica in mezzo per Bianco. Bianco cerca il tiro in porta, respinge Legati, ancora Vicenza. Maiorino che allarga sperando di trovare l'inserimento di Rigoni o di Gavazzi, e invece li prende tutti e due in controtempo. Rimessa dal fondo,
Eccolo qua Ruopolo con il suo turbante, ancora il massaggiatore Michelini del Padova con il dottor Patrizio Sarto che danno gli ultimi ritocchi alla fasciatura. Ci vuole ancora un po' di bendaggio, ancora un po' di nastro adesivo per tenere ferma la garza, infatti ancora non può rientrare Ruopolo. Azione che ricomincia, colpo di testa a liberare del Vicenza con Martinelli, batte lungo Trevisan, adesso Ruopolo è pronto e sta chiedendo a Pinzani di rientrare, arriva l'ok, torna in 11 anche il Padova, è rimasto fuori per circa 5 minuti Ruopolo. Avanza il Vicenza, attenzione a Maiorino per Abruscato, Abruscato in posizione regolare, Abruscato in area all'uno contro uno, Abruscato fermato all'ultimo istante, si lotta su questo pallone, Renzetti gli subentra Rigoni, azione che prosegue, ha perso l'attimo Abruscato, Gavazzi, tiro cross il suo, spazza via Trevisan, palla che spiove vicino alla linea laterale, palla che però non esce, poi c'è una segnalazione del guardaline, ha visto un fallo in attacco di Rigoni, calcio di punizione, qui ha deciso il guardaline che ha visto una spinta credo di Rigoni, vediamo se un 2 contro 1, gli viene fischiato un 2 contro 1, c'erano Gavazzi e Rigoni contro Cuffa, calcio di punizione dunque per il Padova. Ripeto, sono tornate a giocare in 11 contro 11 le due formazioni, al loro posto sia Zanchi che Ruopolo. Mancano alla fine del primo tempo 9 minuti, col Padova avanti per 1-0, gol di Succi al tredicesimo. Eccolo Ruopolo, di petto, Ruopolo, scarica all'indietro, prova la conclusione ma gli rimane un po' sotto a Cuffa il pallone. Praticamente un passaggio a Frison. Lungo rilancio di Frison. Di testa Donati. Controlla Pinardi. Il lancio è buono, ispira Pinardi, il lancio è ottimo per Maiorino. Maiorino quasi al limite, Maiorino prova a far filtrare, la palla viene ribattuta, ancora Maiorino, Gavazzi la mette, palla toccata, Maiorino col destro, pallone sul fondo, il tiro di Maiorino al 37esimo, sguardo al cielo per Maiorino, rivediamo il pallone giocato da Gavazzi, la respinta della difesa del Padova e poi Maiorino con il destro mette a lato, quarta azione, quarto tiro del match della Vicenza, che ha tirato con Abruscato al sesto, pallone parato, poi di testa botta al 24esimo, palla a lato, poi Gavazzi al 26esimo, pallone a lato, e adesso Maiorino al 37esimo, uno nello specchio della porta, tre fuori, come vedete in grafica, i tiri del Vicenza, uno nello specchio della porta e quattro fuori, i tiri del Padova. Bovo fa filtrare bene per Marcolini, Marcolini per Davide Succi, quasi al limite Succi, palla troppo lunga per Cuffa che non ci arriva, allora Frison. Ricomincia veloce il Vicenza, Gavazzi che sprona i suoi, grandi condizioni atletiche, Gavazzi, così come al Bentegodi anche oggi lo vediamo correre parecchio, fare tutta la fascia, 50-60 metri copre da quella posizione Davide Gavazzi, un po' meno incisivo da quest'altra parte invece il mancino bianco, prova l'anticipo Legati, ci mette una pezza Bovo, resta in piedi Bovo, ancora Bovo, Ruopolo di prima. Alle prese ancora con Zanchi, lancio di Succi, occhio al contropiede, parte veloce il Padova, Cuffa sul pallone, prepara l'assist per Bovo, Bovo per Cuffa, era prevedibile però, infatti se l'aspettava questo pallone di ritorno e va a chiudere Martinelli, si disimpegna lui, tocco in mezzo per Abruscato, Abruscato con la punta all'indietro per Pinardi, Pinardi fa girare subito, botta, botta, finta il tiro, poi lascia per Bianco che la mette d'esterno, il cross è buono, arriva al colpo di testa all'ultimo istante ma la sfiora soltanto, la mette sul fondo Martinelli che aveva dato il via all'azione, va anche a chiuderla proprio Martinelli al 39esimo, siamo già dalla parte opposta, si è sganciato Martinelli che di testa ha messo fuori, la replica del Padova con Succi, Succi va all'uno contro uno con Gianni, Succi al tiro, si prepara bene, non è granché invece la conclusione, tiro parato facile dal portiere Frison, tiro di Succi al 39esimo, due tiri in pochi secondi, prima Martinelli di testa da una parte, poi Succi di destro, tiro parato dall'altra, comunque Succi in buone condizioni, ha fatto bene dal canto a farlo giocare dall'inizio, a parte il gol però ha già tirato in porta un paio di altre volte, ma soprattutto si muove molto, corre bene, una corsa sciolta, fluida, quella di Davide Succi, che ha perso sì un anno per il brutto infortunio di Novara dell'anno scorso, però adesso ha recuperato una carta importante, restando dal canto, Ruopolo, Pinardi, lo attacca Ruopolo, Pinardi d'esterno per Bianco,
si guarda un po' intorno, botta lì indietro Pinardi, con padronanza Pinardi evita Succi e poi apre dubbiamente Pinardi, bene lì in mezzo, bene Gavazzi largo a destra, questi i migliori, manca qualcosa là davanti però al Vicenza. Rigoni, gioco pericoloso di Rigoni, calcio di punizione a favore del Padova. Manca qualcosa là davanti alla Vicenza e non è un caso che nelle ultime tre partite il Vicenza non abbia mai segnato, questo gioco pericoloso che c'era peraltro su Simone Bentivoglio. Il Vicenza non segna da tre partite, più di tre partite, 313 minuti di digiuno degli giocatori del Vicenza, di astinenza dal gol prima della gara di oggi. Falli subiti intanto 4 dalla Vicenza, 7 dal Padova in una partita comunque mai cattiva, che sta dirigendo bene Riccardo Pinzani, che ha ammonito solo Trevisan in apertura al nono. Trevisan era diffidato, verrà squalificato per un turno. Non la prende di testa Ruopolo, anche per evitare altri problemi. Sta giocando con il turbante Ruopolo dopo lo scontro con Zanchi. Qui ha fatto passare il pallone evitando di colpirlo di testa. Prolunga Botta, poi Bentivoglio. Arriva Pinardi che continua a dominare lì in mezzo, l'unico giocatore di Vicenza con la grinta e la rapidità giusta per ora. Rigoni, per il solito Gavazzi, lo cercano i compagni, Gavazzi a buona gamba, lo aspettano quelli del Padova. Il cross è buono di Gavazzi, ottimo però l'intervento di Trevisan che urla ai suoi di salire, di uscire. La palla di Zanchi, intanto siamo al 41esimo, 4 più recupero alla fine. Si ripropone ancora da quella parte di la Vicenza con Rigoni, la palla va via veloce, non la tiene più Rigoni, rimessa dal fondo. Il Vicenza attacca quasi sempre dalla fascia di destra perché hanno capito i giocatori biancorossi che devono sfruttare la vena di Gavazzi e diciamo anche tutto sommato quella di Rigoni, che non sta giocando poi una brutta partita. Sta mancando però il gioco da questa parte, nel lato panchine, sulla sinistra, dove Bianco spinge poco, dove Botta non lascia il segno. Adesso l'arbitro va a ammonire Perin, che con un po' troppa lentezza si accingeva al rinvio. Ammonito dunque Perin, secondo ammonito nel match, il portiere del Padova. Perin che però non era in diffida. Ancora Perin, attenzione che arriva bruscato. Erano 6 i diffidati del Padova, tra cui Trevisan, che verrà fermato per un turno. Marcolini cerca Ruopolo, fuori gioco. Anticipato comunque Ruopolo, calcio di punizione, batte rapidamente Frison. Avrebbe bisogno di una seconda punta vera, autentica, un attaccante di ruolo là davanti il Vicenza al fianco di Abruscato. Di fatto ce l'aveva, era Baclé, ma ha scelto Massimo Beghetto di mandarlo addirittura in tribuna quest'oggi. Non che Baclé per la verità abbia fatto vedere grandissime cose finora in campionato, ma insomma almeno in panchina potrebbe essere utile. In pratica l'unico attaccante vero in panchina nel Vicenza è Paolucci, poi c'è Mustacchio che può fare diversi ruoli, ma diciamo come attaccante puro c'è solo Paolucci. Vedremo se lo metterà in campo Beghetto nel secondo tempo per recuperare lo 0-1. Ruopolo, a fine primo tempo ci saranno almeno 2 minuti di recupero per l'infortunio capitato al 29esimo a Ruopolo e a Zanchi, almeno 2 minuti, forse anche 3. Donati, Bovo, Bovo in mezzo, Bentivoglio. Vedete che c'è un pochino più di pressing indubbiamente rispetto all'inizio da parte del Vicenza lì in mezzo, però i palleggiatori del Padova hanno grandi doti, fanno girare bene il pallone, poi Bentivoglio verticalizza bene all'improvviso con Renzetti che si infila, sbaglia però il controllo. Ricomincia il Vicenza. Rigoni, Pinardi, Rigoni, completamente fuori misura il lancio di Rigoni, troppi errori nei passaggi della Vicenza. Renzetti, Trevisan, Bentivoglio, Trevisan, ancora Renzetti, di nuovo Bentivoglio. Con questa fittissima ragnatela di passaggi il Padova comunque ha gestito bene questo primo tempo senza mai concedere la grande occasione da gol al Vicenza, che ha tirato in porta 3-4 volte, ma insomma la vera grande palla gol il Vicenza finora non l'ha ancora avuta. C'è un fallo, lo vediamo, su Gavazzi, calcio di punizione. Fa girare il pallone il Vicenza da questa parte per Bianco. Donati su di lui, Bianco in mezzo, troppo lenta la fase di approccio di Bianco che deve cambiare dalla parte opposta, la mette Gavazzi, sponde in mezzo, pallone lungo per Rigoni, colpo di testa era di Abruscato, forse col braccio Pinardi, tutto regolare per Pinzani, ancora Gavazzi servito da Pinardi, dialogano i due migliori del Vicenza ma Gavazzi sbaglia il dribbling, lo ferma Bentivoglio che poi tocca lì e va al rinvio Renzetti, parte Marcolini.
44 e 30, tra una trentina di secondi avremo il recupero che sarà di 2 o anche 3 minuti, io credo almeno 2. Calcio di punizione a favore del Padova che chiude in avanti questo primo tempo. L'ultima occasione capitata è stata quella di Succi al 39esimo, un destro parato dal portiere Frison pochi secondi prima, colpo di testa di Martinelli a lato per il Vicenza. 45esimo adesso, arriva l'indicazione del quarto uomo, vediamo quanto ci sarà da recuperare. Intanto il pallone all'indietro per Perin, saranno tre minuti di recupero, in effetti almeno 2, ma ci stavano tranquillamente 3 minuti, perché lo stop per l'infortunio di Zanchi e Ruopolo è stato molto lungo. 3 minuti, allora andiamo al 48esimo, di testa Trevisan che sbaglia, ha bruscato, che si dà un grande affare, ma è solo contro tutti. Peraltro c'è una segnalazione di fuorigioco, un po' in ritardo per la verità, è arrivato il fischio dell'arbitro, fuorigioco di Elvis Abbruscato. Calcio di punizione battuto. Bentivoglio dalla zona di sinistra per Renzetti, primo minuto di recupero in corso. 45 e 30, Cuffa, esce poi Ruopolo che recupera lui il pallone, poi lo lascia per Marcolini. Marcolini cambia per Donati. Padova molto maturo, molto saggio, vedete, prende pochissimi rischi lì in mezzo, piuttosto preferisce mantenere questo pallone in possesso appoggiandolo spesso anche all'indietro. Non grande spettacolo, devo dire, nel gioco del Padova, un gioco molto concreto, un gioco che paga per ora. Bianco, all'indietro Pinardi, lungo Gianni, a cercare il solito Abbruscato che lotta contro due, riesce a giocare di sponda per Maiorino, fa tutto da solo Maiorino, da lì però difficile impensierire Perin. Conclusione di Maiorino al 47esimo con la parata del portiere, rivediamo l'azione personale di Maiorino e la parata di Perin, sinistro diciamo neanche troppo violento quello del giovane numero 7 Pasquale Maiorino, giocatore classe 89. Secondo minuto di recupero che se ne sta andando, ne manca poi un altro. Per il Vicenza sarebbe la quarta sconfitta consecutiva, il Vicenza non vince da 12 partite, 7 perse e 5 pareggiate, diventerebbero 8 perse e 5 pareggiate se dovesse perdere anche stasera. In nuova posizione di classifica, comincia a farsi abbastanza preoccupante per il Vicenza, al momento quarto ultimo insieme all'Ascoli. Ruopolo, a centrocampo solo giocatore del Padova, è libero Bentivoglio, accompagna Donati. Donati palla bassa, non granché il passaggio, il solito Pinardi che lotta, ancora Pinardi che però scivola. 40 secondi alla fine del primo tempo, Marcolini alza un buon pallone, a chiudere però c'è Martinelli, da quella parte Gavazzi, l'anticipo di Renzetti, riparte il Vicenza, Gavazzi un po' lungo, allora Trevisan la butta lunga, c'è fuori gioco di Davide Succi, si strattona con Zanchi, a testa, attenzione Succi, Zanchi, sta arrivando Pinzani. Sto fermo, dice Zanchi, io sto fermo. Pinzani richiama Succi, prova a fare da mediatore Pinzani tra Succi e Zanchi. Peraltro Zanchi si era già fatto male un quarto d'ora fa nella testata con Ruopolo. Succi un po' nervoso con Zanchi. Intanto il terzo di recupero se ne va, dunque l'arbitro da un momento all'altro manderà tutti negli spogliatoi, cosa che accade puntuale adesso. E dunque alla fine del primo tempo a Vicenza nel posticipo, il Padova è avanti 1-0, gol di Succi al 13esimo, super spot e poi torniamo.